Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Boom Beach Frontline. Allora, io volevo provare questo gioco perché è un misto tra un tower defense, quindi come Battle Cats, e appunto le unità di Boom Beach, che è un gioco vecchio della Supercell. La cosa che mi fa strano e che mi preoccupa è che quando ho iniziato il gioco mi ha chiesto effettivamente se abbia mai giocato a giochi Supercell. E adesso che siamo in gioco, se vedete, mi dice: hai un account esistente Supercell ID? Ma io mi ricordo che Boom Beach Frontline non doveva essere della Supercell. Questa potrebbe essere una grande novità. Allora, faccio un paio di settaggi per poterci giocare e andiamo insieme a vedere com'è. Siamo pronti all'azione. Siamo questo omino. Mi sta sicuramente indicando come funziona il gioco. Allora, stiamo seguendo una stradina, molto semplicemente, per il momento. Ok, posso mirare verso i miei nemici e attaccarli pesantemente. C'è anche un filo di automira. Quando miriamo verso il target, lui gli spara. Ok, molto semplice. Qui ne era rimasto uno che non avevo neanche visto, ragazzi. Ce l'avevo davanti, non l'ho visto. Allora, spariamogli. Giustamente c'è il muro, quindi non lo colpiamo. È scudato. Noi gli dobbiamo girare intorno e ci sta insegnando che dobbiamo girare intorno. Ok, proseguiamo. Belli carichi. Allora, questo gioco ancora non è uscito ufficialmente. Per adesso è in beta canadese. Appena esce, ragazzi, se vi piace io lo continuo a portare. E quindi lo potete giocare insieme a me se vi va. Non so se si possono fare delle cose di gruppo tipo. Allora, posso coverarmi qua dietro e in pratica avere un po' di scudo. Ok. Mi allontano un attimo. Come vedete lo scudo mi salva un po'. E lo eliminiamo. Oh! Aspetta però, così sei un po' esagerato. Non si recupera vita, quindi è un problema. Ok. Sono coverato qua dietro, quindi diciamo un po' lo scudo mi ha salvato. Vai così. Mettiamoci nuovo così con lo scudino nostro. E sbam! Buttato giù. Interesting. Reduce damage from enemy bullet. Ok, quindi le coperture riducono del 75% i danni da proiettile. Ok, stiamo controllando, catturando zona. Perfetto. Abbiamo creato una costruzione, quindi abbiamo le torri anche qua. Vittoria in 5, 4, 3, 2 e 1. Giustamente questo è il tutorial. Vai, adesso andiamo a vedere come funziona il tutto. Spero che diventi presto in italiano, essendo anche da Supercell, per adesso è in canadese. Allora, andiamo ad esplorare. Perfetto, possiamo esplorare le zone. Ok, per prendere dei reward, quindi dei premi. Armored car, quindi abbiamo anche altra robina. Interesting, ci fa subito fare battaglia. A me in realtà volevo vedere se c'erano le altre lingue, ma va bene. Anche perché è un canadese, magari potrebbe avere già l'italiano da mettere però. Allora, move to one of the control point, ok. Mi va andare a uno dei punti di controllo. Abbiamo dell'energy, come vedete. Vai, stando sopra la zona ci dice catturiamo il punto e quindi creiamo una nostra torre. Va bene, possiamo costruire appunto delle macchine. In questo caso una sorta di torretta protettiva. Stanno arrivando delle unità. Quindi cerchiamo di evitare un po' di colpi se ce la facciamo. Intanto eliminarli. Ok, vanno a raggio, eliminati. Ci ha aiutato anche la torretta che abbiamo evocato. Benissimo. Adesso andiamo a catturare la zona B. Perfetto. Oh 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 oh. C'è gente. C'è gente. Ci sta massacrando male. Usiamo il muro. Ok. Usiamo il muretto. Teniamo un po' di colpi dietro un muro così. Benissimo. Si sono un attimo allontanati perché pure loro stavano morendo. Va bene, mongolfiera è stata eliminata. Cerchiamo di portarli un po' verso la nostra torre. Così facciamo da una zampa, almeno. Va bene, fatto. E andiamo a catturare la zona. Ok, giustamente sono un nabbo perché siamo all'inizio, quindi dovrò imparare a giocare. Perfetto. Tenendo due torri nostre, possiamo tranquillamente vincere. Fatto. Vai così. Ci danno dei reward.
dell'esperienza e delle medaglie, una sorta di medaglia. Ok, esploriamo un'altra isolina. Sicuramente ha un costo esplorare queste isoline, da quello che ho capito. Una cassetta bootcamp box. Ti darà cose? Ok, monete. Una nuova carta, il Grunt. Bellissima. E New Card Armored Car, che sarebbe il car armato. Una carta Eevee. Ok, e assalto potenziabile. Adesso sicuramente ci farà vedere come potenziare. Mi scuso se avete sentito un dong. Ma ero io che prendevo il microfono perché non sto mai fermo con le mani mentre gioco. Upgrade. Ok. Vediamo un po', abbiamo il Grunt carini, molto simpatici. E direi di andare avanti. Allora, posso esplorare altra roba? Quindi esploriamola, visto che abbiamo i punticini per farlo. Climb Reward. Molto gentili, due nuove carte. Interessing. Allora, le altre non le possiamo sbloccare, penso si sbloccheranno andando avanti. Due nuove unità le abbiamo già appena viste, però ce le contava perché non l'ho guardate. Va benissimo così. Non so se si può creare la composizione del deck dopo, ma andiamo intanto. Allora, Bootcamp Operation Info, Moonshot, The Armored Care, ok, Grunt. Capito? Quindi andiamo a provare a fare le battaglie con i nostri carri armati. Non so se posso utilizzare l'unità. Posso utilizzare assalto, vai. Oppure Eevee, dai, provo quello nuovo. Perfetto. Possiamo evocare un veicolo qui. Bui Armored Car. Ok. Ah, siamo nel car armato. Interesting. Possiamo guidare i carri armati. Allora, io mi sa che mi ricordo in passato che già ci ho giocato. Però non me lo ricordo molto bene perché forse ci ho giocato poco. Quindi spero che vi piaccia perché lo voglio provare a portare. Essendo anche che, da quello che ho capito, dovrebbe diventare. Dicevano che non era un gioco della Supercell, ma alla fine, account Supercell da abbinare. E all'inizio ti chiede quali gioco Supercell hai giocato. Uno si fa due domande. Ok. Vai così, eliminiamo le unità. Io penso che il carro armato serva più che altro per buttare giù strutture. Perché sì, fa danni, ma non li fa enormi contro le persone, ho notato. Funziona meglio contro le strutture. Intanto qualcuno sta cercando di fermare i nostri. Ok. Vai, vedete la torre come scende giù veloce? Mi è rimasta pochissima vita, però adesso questo a memoria sicuramente. Allora, non so se si può ricaricare energia mentre si sta in base. Oppure riparare situazioni. Sembra di no. Però intanto posso difendere un pochino. Ok, andiamo avanti. Attacchiamo. Intanto c'è uno che si chiama Sandwich. Penso che sia sempre una mia unità. No, è rinata. Cavolo, mo è un problema. Intanto mi si bugga lo sparo. Mi sta morendo il carro armato. Va bene. Adesso dovrei respawnare, da quello che ho capito. Sì. E per adesso sta in cooldown, quindi non lo possiamo riutilizzare. Però possiamo andare all'attacco della torre avversaria. Ok. Siamo molto rallentati mentre spariamo a questo personaggio. Però fa un sacco di danni. Oh, si stanno catturando la zona. Cavolo. Cavolo, andiamo a riprendercela. Eliminiamo sto tizio. Non so se è un player o no. Però l'abbiamo ricatturata. Ale, cerchiamo di buttarlo giù e ricatturiamo e riprendiamoci la base. Ma alla fine sono tutti bot, state a vedere. Oh, l'ho cominciato ad attaccare prima io, ma c'ho poca vita. Mi sa che mi sfonna male. Ok, mi sono salvato per un peletto. Ole, vediamo un po' di fargli un po' di danno. Perfetto. Catturiamo anche là. Dovremmo vincere in 5. Intanto io costruisco così almeno si difende un po'. Vittoria. Sembra che ce l'abbiamo fatta con un po' di impegno. Ok. Penso che comunque sia un tutorial e siano ancora botte. Perché secondo me vincere così facile per me non sarebbe mai successo. Siamo a livello 2. Quindi che cosa succede? Sblocchiamo qualcosa? Non sembra. Facciamo l'ultima battaglia. Ok, che ci fa vedere i Grunt col bootcamp.
E poi ragazzi vi lascio liberi e mi dite qua sotto nei commenti se volete vedere questo gioco di nuovo. Cerchiamo di arrivare a 100 mi piace, lo porterò anche se è meno di 100 mi piace, perché voglio vedere effettivamente se ne vale la pena. Allora io ho arrivato con Ivy, col pesante. Giustamente usiamo i cosi per comprare i grunt. Vai così. Attivati i grunt. Come funziona attivare i grunt? Non lo so. Attivati? Cosa fanno i grunt? Ok, sono arrivati i grunt. Stanno attaccando quell'omino. Io intanto cerco di eliminare questi se ce la famo. Non te la faccio catturare, mi metto in aria. I grunt mi stanno dando una mano enorme comunque. Ok. Vai così. Reloading. E mo questo lo eliminiamo subito. Cattureremo subito la zona di cattiveria. Ok, grazie Bruno. Bruno mi sta curando. Ti ringrazio Bruno. Spero che Bruno sia vero. Ok, compriamo la torretta. Costruiscila in tempo, ti prego. Beh. Vittoria in 6. Ah, hanno catturato in tempo. Dai, buttiamo quello giù. Olè. Devastiamoli. Cerchiamo di riprenderci quest'area. Ale. Ok, mo andranno ad attaccare a là, io lo so. Secondo me sono personaggi veri comunque, perché noto un'attività interessante. Ok. Io vorrei buildare. Non mi fa buildare, no, ha buildato a destra invece che di qua. Ok, vittoria in 1. Vinta. Abbiamo difeso alla grande, ci piace. Un tower defend con del PvP. Questa è simpatica come cosa. Allora, dovrei aver finito il bootcamp, quindi l'allenamento. Vediamo un po' che ci dice. Livello 2 per noi. Area sbloccata, quindi possiamo anche esplorare. Questo non so cosa sia. Lo volevo esplorare, no, ma me lo fa fare. E è bloccato il gioco. Bene, cominciamo con i primi bug. Ci siamo, adesso me lo fa utilizzare. Esploriamo l'area, possiamo anche accelerare. Bene, adesso ce lo dà lo skip free. E abbiamo sbloccato una nuova building. Ok, il cartello delle missioni. Battaglie, complete mission e colleziona risorse. Interessante. Possiamo claimare le nostre monetine, perché c'è un pass anche qui della season 9 che scade tra 10 giorni. E giustamente possiamo andare a vedere le altre operazioni che si possono fare, le altre modalità di gioco che si possono fare. Interesting. Siamo arrivati alla fine di questa puntata ragazzi. Arriviamo a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag BoomBeachFrontline con sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E ci vediamo in un prossimo video.